noi siamo, diciamo, non siamo sorpresi di questa decisione del funzionario del comune. E questa determina ci ha messo in allarme per quanto riguarda il discorso di ricovero per i ricoveri futuri di chi dovrà ricoverarsi. Continueremo a trattare sicuramente tutti i pazienti già ricoverati e in attesa delle decisioni del TAR che dovrebbe intervenire in poche ore, tra 24 e 48 ore al massimo, per poter riprendere l'attività. Anche perché ci tenevo una cosa importante da dire, che al di là di quella che è la frase fatta, carenze igienico-sanitarie, così come dice, come cita il decreto, ma è un fatto, una citazione della legge, sicuramente non abbiamo nessun tipo di carattere igienico-sanitario, ma è semplicemente urbanistico, che è a monte del rilascio dell'autorizzazione igienico-sanitaria. Ma non è che abbiamo problemi di carenza igienica sanitaria, d'altronde la casa di cura Malzone è attiva e ai massimi livelli sanitari da anni e non è mai stato contestato alla clinica alcun tipo di carenza in sala operatoria, per fare esempio nelle zone di degenza nelle stanze, eccetto l'ultimo periodo ovviamente, dove abbiamo purtroppo dovuto chiedere un po' di pazienza ai nostri utenti per cercare di adeguare quelle che erano delle carenze legate al letto, al testaletto, al rubinetto, alla doccia non funzionante. Insomma, al di là di questo non abbiamo nessun tipo di carenze igienico-sanitarie. I nostri operatori sono attivi, l'organico è al completo, non c'è mai stato contestato niente di tutto questo. Tutto sta nelle mani anche della Procura, nella quale siamo fiduciosi, nella cui attività siamo fiduciosi per avere insomma, il nostro diritto, che stiamo chiedendo all'ASL e alla Regione da circa 6 anni, delle risposte che non ci sono arrivate. Ci hanno preso anche in poco, diciamo, abbiamo avuto delle false speranze, delle false promesse riguardo visto questa nostra carenza urbanistica legata a una struttura costruita nel 1956 e che non poteva certamente prevedere nel 2001 una diversa normativa. Avevamo anche avuto delle promesse da parte della Regione, da parte dell'azienda ospedaliera, di concessione del vecchio Moscati, che ci eravamo impegnati anche a sanare quelle carenze che aveva di tipo di sicurezza. Avevamo anche raggiunto un accordo economico per quanto riguarda il conseguimento di questo obiettivo, che poi con una semplice telefonata è svanita. Per cui il tempo non è che siamo stati fermi, abbiamo cercato di impegnare al meglio le risorse economiche piuttosto che buttare i soldi in una struttura del 1956, sarebbe pensato di investire risorse in una struttura più facilmente utilizzabile. Ma tutta una serie di circostanze che i cittadini di Avellino conoscono, sicuramente immaginano, che possono sicuramente andare a pensare a chi interessa la chiusura della Malzone. Questo che chiedo. C'è allora, un accanimento? Allora, ma non è un accanimento, è una... non lo so. Io voglio solamente dire questo. A chi interessa la chiusura della Malzone? Non penso ai pazienti che vengono da noi quotidianamente, non solo da Avellino. Qualcuno ha interesse a darci problemi. Possibile braccio di ferro nella sanità privata? E no, non abbiamo confronti, il braccio di ferro si fa perlomeno tra due persone che hanno la stessa forza, quantomeno, ma non abbiamo nessun barile, non abbiamo nessuno scontro. C'è qualcuno che potrebbe immaginare questo, ma la gente sa chi potrebbe fare. Nella sanità privata, come tutte le attività di questa nostra storia, insomma, i competitori che possono perlomeno agire allo stesso livello, ma quando ognuno pensa per realtà le proprie fantasie, poi si dovrà ricredere.